Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati. La conferenza di oggi ha un titolo particolare, queste oscure metamaterie, quando natura, arte e scienza si incontrano. Forse alcuni di voi ricordano una famosa trilogia in cui comparivano i daimon, quella manifestazione dell'animo di un individuo sotto forma di animali che lo accompagnano sempre, oppure quello strumento che aveva un po' la forma di una bussola, l'alettiometro, che serviva alla protagonista della trilogia per avere risposte a delle domande specifiche che poneva. Il professor Fabrizio Scarpa, che ringrazio per essere qui oggi con noi e per aver volato da Bristol fino a qui per tenere questa conferenza, ci potrà spiegare anche meglio il senso di questo titolo che richiama un po' la trilogia di genere fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman, tra l'altro una trilogia che ha avuto anche particolare successo con trasposizioni cinematografiche e televisive. L'argomento della conferenza è sicuramente di particolare interesse, soprattutto per gli sviluppi futuri nell'ambito della ricerca scientifica piuttosto che dell'innovazione tecnologica. I metamateriali di cui ci parlerà oggi il professor Scarpa stanno raccogliendo sempre più interesse, grazie alle loro caratteristiche uniche, peculiari e alla vastissima gamma anche di applicazioni in cui possono trovare impiego. Si tratta in sostanza di materiali speciali che sono progettati per avere delle caratteristiche diverse da quelle naturali attraverso alcune puntuali modifiche. Sono dei materiali che hanno delle particolari proprietà come quella di cambiare forma, riflettere la luce in modi insoliti e avere anche speciali qualità acustiche. Ecco, queste prerogative potrebbero forse dare già qualche indizio sul senso del richiamo alla trilogia, ma sicuramente non vorrei addentrarmi oltre e troppo su un terreno che confesso non conosco e rappresenta una sorta di universo parallelo, tanto per rimanere nell'ambito della trilogia, ma che sicuramente incuriosisce. Personalmente mi interessa moltissimo e spero anche al pubblico che oggi assiste. Ecco. Il professor Scarpa, come saprete, dopo aver trascorso la sua giovinezza qui ad Aosta, e ha conseguito la laurea in ingegneria aeronautica e successivamente un dottorato in progettazione di macchine al Politecnico di Torino, per trasferirsi poi nel Regno Unito, dove oggi è professore e ricercatore nel campo dei metamateriali e delle strutture intelligenti presso l'Università di Bristol. Nel corso del suo lavoro di ricerca ha coordinato vari team su vari progetti finanziati da agenzie del Regno Unito, dell'Unione Europea, statunitensi, in collaborazione con delle importanti aziende attive nel settore dell'aerospazio e nella produzione di materiali, sviluppando appunto metamateriali e biomateriali per applicazioni che vanno dal controllo delle vibrazioni alla biomedicina e alla robotica, di cui il professor Scarpa appunto ci parlerà oggi anche con riferimento all'interazione tra scienza e natura e arte. Prego, professore. Grazie mille per la presentazione. Comincerò con una piccola spiegazione riguardo alla definizione di metamateriali e mostrerò anche, diciamo, i principi di funzionamento e come farli. Poi farò anche dei riferimenti a come arte, scienza, natura e metamateriali si
uniscono insieme. E poi comincerò a parlare verso la fine di due soggetti che sono abbastanza attuali al mio gruppo di ricerca, ma anche ad altri gruppi a livello internazionale: metamateriali con componenti sostenibili e ecologiche, e anche una generale visione per il futuro di come i metamateriali si potrebbero integrare con tecnologie, soprattutto del net zero e della sostenibilità. In termini di definizioni, la migliore che ho trovato finora è quella fornita dalla Treccani nel lessico del XXI secolo. Il metamateriale si può interpretare come un composito artificiale. Questo composito è fatto di diversi materiali, ma è anche fatto di microstrutture con architetture particolari. Ed è l'unione di questi materiali e di queste microstrutture che crea una sinergia e che crea un tipo di prodotto che alla fine ha delle proprietà fisiche che sono difficili da riscontrare in natura. E questa come definizione penso che copra abbastanza bene, diciamo, la stragrande maggioranza delle applicazioni dei metamateriali che esistono oggi. E le figure che vedete sono alcuni esempi di metamateriali, soprattutto elettromagnetici, quella in alto più sulla sinistra, un'altra versione, diciamo, di metamateriale per applicazioni di ottiche. In questo caso si utilizzano delle tecniche che sono simili a quelle delle produzioni dei microchip, parliamo quindi di celle di dimensioni di pochi nanometri. E in basso vedete delle strutture che sono di tipo frattale, che sono prodotte dal mio gruppo, che utilizziamo soprattutto per il controllo dell'acustica. E sulla destra in basso degli altri tipi di metamateriali che hanno delle proprietà più meccaniche che sono anche utilizzate per protesi interne. Dal punto di vista storico, i metamateriali sono stati probabilmente concepiti all'inizio come dei concetti per manipolare la propagazione d'onda. Vedremo poi che a livello di manipolazioni di propagazione d'onda non c'è solamente quella elettromagnetica, c'è anche quella acustica, c'è anche quella meccanica. E probabilmente la prima persona che ha cominciato a fare della manipolazione di onde elettromagnetiche è stato Sir Jagadish Chandra Bose, che nel 1890 presentò, diciamo, il prototipo che vedete nel disegno, che è stato probabilmente il primo apparecchio che permetteva di fare il controllo della direzionalità delle onde elettromagnetiche. Bose è stato anche, diciamo, veramente, diciamo, un intelletto possente. È stato tra i primi anche che ha dato spiegazioni di biomeccanica per l'evoluzione delle celle nelle piante. Le Bose, che sono vendute, diciamo, come casse acustiche, sono derivate da disegni iniziali e poi dall'azienda che è stata messa poi anche in piedi da lui e poi dalla famiglia. In realtà, alcuni dei tipi di metamateriali che utilizziamo oggi per il controllo delle onde elettromagnetiche erano già stati proposti alla fine degli anni 40, alla fine della Seconda Guerra Mondiale e anche tra gli anni 50 e 60. E dal punto di vista teorico, uno dei grossi contributi è stato quello di Viktor Georgievich Veselago, dell'Università Statale di Mosca nel 1967. È stato il primo a teorizzare la possibilità di ottenere della rifrazione negativa. Se vedete in questa immagine, immaginate di prendere un bicchiere pieno d'acqua e mettete una cannuccia. Vedrete, per l'effetto della rifrazione dell'acqua che è positiva, vedrete l'altra parte della cannuccia che è immersa, però leggermente staccata. È possibile, con i metamateriali, creare un'immagine in modo tale che l'altra parte della cannuccia che è immersa,
è invece invertita. E questo è un effetto globale che viene chiamato di rifrazione negativa. E Weselago è stato il primo che ha messo le fondazioni teoriche, ma la prima persona che è stata capace di realizzare in pratica dei metamateriali che dal punto di vista elettromagnetico dessero questo effetto di rifrazione negativa è stato Sir John Brian Prendery ad Imperial nel 99. È stato il primo che ha intuito che utilizzando dei meccanismi particolari fisici che sono basati come in maniera simile alla risonanza nelle campane, però nella versione elettromagnetica è possibile ottenere questo tipo di effetto. Ora, come funzionano in genere i metamateriali da un punto di vista di propagazione d'onda? Immaginate di lanciare una pietra in uno stagno. Avete la propagazione di onde sferiche. A grande distanza avete questo fronte di onde che sono quasi parallele. Se ora introducete un cilindro o un altro corpo, vedrete che questo campo di onde è disturbato e ci sono tutti degli effetti fisici particolari tra diffrazione e anche rifrazione, e immediatamente dietro il corpo potete vedere dall'intensità dei colori che anche l'onda, che sia acustica o elettromagnetica, è molto ridotta. E questo è qualcosa che proviamo tutti i giorni, se abbiamo, diciamo, del suono davanti a noi e ci mettiamo dietro uno schermo, almeno la parte che è schermata è molto attenuata di questo suono. Ora, invece di mettere un cilindro, immaginiamo di mettere questo oggetto. Questo oggetto ha una forma molto complicata. È fatto di diverse lamelle concentriche. Se andate a vedere le lamelle, poi nell'altezza sono anche segnate da incisioni di tipo periodico, da cavità di tipo periodiche. E vediamo che cosa succede. Abbiamo il nostro campo non disturbato e adesso mettiamo questo metamateriale. Vedete che il campo elettromagnetico o acustico è differente dal caso del cilindro solido che abbiamo prima. Il campo è disturbato, è vero, però le forme delle onde sono abbastanza simili a quelle del campo non disturbato e anche come intensità, la vedete dai colori, sì c'è un'attenuazione, ma non è troppo elevata. In altre parole, questo metamateriale, ogni osservatore che è dietro questo metamateriale, è come se avesse una specie di schermo trasparente alle onde. E questo è un principio molto importante. Se prendete Google e cercate, per esempio, la parola chiave in inglese sarebbe cloaking, ma se cercate, per esempio, scudo, tanto per dire scudo elettromagnetico e metamateriale, troverete esempi di diverse compagnie, specialmente sono basate in Canada e negli Stati Uniti, che offrono degli scudi che sembrano semitrasparenti, però in realtà uno se si mette dietro ha la propria immagine completamente diffusa. E tutte queste compagnie, queste start-up sono state finanziate, diciamo, da fondi soprattutto di difesa. Lo stesso tipo di principio che esiste nell'ottica esiste anche per la parte elettromagnetica ed acustica. Per quello che ogni tanto si fanno riferimenti ai metamateriali come creatori, diciamo, di schermi o di rivestimenti un po' alla Harry Potter. C'è qualcosa di vero in questo tipo di definizione. Questo è un esempio di metamateriale che sviluppiamo nel nostro gruppo dal punto di vista acustico. Vedete, qua ci sono tutta una serie di onde a diverse frequenze. Fino a un certo numero di frequenze non si vede più, non si vede quasi, diciamo, della propagazione d'onda. Oltre ad altre frequenze, cominciamo a vedere
qualcosa che si muove all'interno dell'assemblaggio dei metamateriali, ma niente dall'altra parte. Quindi in questo caso fa da scudo. Aumentiamo le frequenze e cominciamo a vedere la formazione di onde di pressione che sono orientate sul piano inclinato. Quindi per quelle frequenze in cui abbiamo queste onde di pressione che come intensità sono simili alle onde che arrivano dalla sinistra, quest'unione di metamateriali fa praticamente da scudo trasparente. Un altro esempio di come utilizziamo i materiali per questo tipo di applicazioni, faccio ancora anche notare, diciamo, la geometria, che è molto particolare. La geometria è fatta da spirali. E sfruttiamo degli effetti di risonanza nelle cavità di cui parlerò prima, che sono simili a quelle che esistono nelle campane. A certe frequenze utilizziamo questi effetti proprio per imprigionare l'energia acustica nel sistema. Gli esempi che ho fatto vedere si applicano sulla parte, diciamo, metamateriali per elettromagnetica, quindi abbiamo lunghezza d'onde molto corte, anche la parte acustica. Però in principio si possono applicare anche a delle frequenze estremamente basse, vedete in questa scala sono chiamate long radio waves e meccaniche. E giusto per darvi un paio di esempi degli estremi, se volete utilizzare in diverse famiglie di sensori ottici delle luci coerenti, che possono essere usate proprio come sensori, dovete usare dei laser, anche dei laser a certa potenza. L'anno scorso, un gruppo di ricerca che è basato, scusate, partito prima, un gruppo di ricerca che è basato a Colombia, ha creato questo sistema che vedete sulla sinistra, che è un metamateriale fatto a spirale. Facendo passare della luce normale, e la luce normale contiene veramente la più ampia banda di frequenze, attraverso questo metamateriale è possibile ottenere tutte delle luci coerenti di colori specifici che sarebbero possibili solamente con dei laser di potenza. E qua c'è solamente una questione geometrica. Un gruppo basato all'Université de Marseille, Sébastien Guenot del CNRS, ha sviluppato questo prototipo nell'altra sfera, nell'altro campo, diciamo, di frequenze per controllare le onde sismiche con i metamateriali. Hanno fatto, diciamo, dei buchi nel terreno. Hanno fatto del drilling e piantato dei piloni a distanze particolari, di diversi metri l'uno dall'altra, e seguendo anche una certa forma. E hanno dimostrato che se c'è un'onda, soprattutto di superficie, da una parte che è stata creata eccitando con dei grossi martinetti idraulici, questa serie di piloni con questo tipo di struttura periodica riesce a dissipare queste onde. Parliamo sempre di onde abbastanza elevate, però, per applicazioni sismiche, quindi tra gli 8 e i 10 Hz. I terremoti in realtà avvengono, diciamo, a frequenze molto più basse, tra 1,5, 3, 4 Hz. Però è già un inizio, è già un indizio che effettivamente il concetto di metamateriale può essere anche applicato in maniera interessante anche per applicazioni sismiche. Le altre figure che vedete in questa pagina sono legate a dei metamateriali che noi abbiamo sviluppato e anche testato, che sono semplicemente basati su strati diversi di suolo e di ceramici. Praticamente abbiamo fatto il design di questi tipi di piloni, che sono a materiale multiplo, e abbiamo dimostrato che otteniamo dei risultati simili a quelli del gruppo francese su larga scala.
La figura in basso sulla destra, scusate, che vedete, è un tipo di prototipo a piccola scala di un metamateriale che soprattutto degli studiosi negli Stati Uniti vorrebbero applicare e distribuire attorno diciamo, a delle costruzioni e a dei grattacieli, proprio per dissipare, diciamo, tutte le onde sismiche. Ora, dal punto di vista meccanico, esistono dei metamateriali. Lavorano su principi un po' diversi da quelli delle propagazioni d'onda. E per questo devo introdurre, diciamo, un concetto di elasticità e una formula, ok? Prometto, è l'unica formula che vedrete stasera. Se prendete un materiale di tipo convenzionale, un provino, e lo tirate, osserverete che le dimensioni laterali si restringono e se lo comprimete si espande. E questo è in elasticità è definito come il coefficiente di Poisson, che è stato identificato in maniera teorica da Simeon de Poisson nel 1826. Ora, il coefficiente di Poisson è positivo per la stragrande maggioranza dei materiali che noi usiamo. Però si può fare negativo. Immaginate di avere un nido d'ape perfettamente regolare, esagonale, e di trasformare le celle, la forma delle celle, a forma di farfalla. E ottenete questo effetto. Tirate e avete l'espansione. Quindi, giocando sull'architettura, è possibile in questi tipi di materiali porosi e lattice ottenere questi campi di deformazione che non sono classici. Questi materiali vengono chiamati auxetici, il termine deriva, diciamo, dal greco auxetos, qualcosa che può espandere. Ho fatto lo scientifico, quindi chiedo venia a tutti coloro che sono cultori, diciamo, di greco antico. E come ho menzionato prima, esiste in strutture porose, a lattice e compositi. E questo è un esempio, per esempio, di una schiuma che noi facciamo e che è auxetica. Vedete che quando la si tira si espande e soprattutto vedete che quando la comprimete diventa più piccola. E ci sono delle ragioni per cui produciamo questi tipi di materiali. Hanno dimostrato, per esempio, il doppio dell'assorbimento acustico rispetto alle schiume convenzionali a basse frequenze, che è molto interessante soprattutto per costruzioni civili. Sono anche più rigide in compressione, si è fatto il paragone anche con delle schiume convenzionali. Quindi questo tipo di schiume sono state sviluppate soprattutto per l'assorbimento acustico a basse frequenze, rigidezza meccanica e anche riduzione di vibrazioni. Col mio gruppo abbiamo 5 patenti su queste schiume, che sono soprattutto per smorzamento di vibrazioni nel settore aerospaziale. Però non sono questi i soli usi degli auxetici. Ci sono diversi patenti, anche prototipi, questi sono dei cerotti smart. Se andate a vedere in questi cerotti, l'architettura del tessile è fatta in modo tale che ha una caratteristica auxetica e si possono distribuire, per esempio, tutta una serie diciamo, di medicamenti, di medicine. Quando la ferita si allarga, perché c'è il flusso di sangue, il flusso di siero, per effetto auxetico i pori del tessile si aprono e rilasciano la medicina. Una delle più grosse applicazioni però degli auxetici è soprattutto per la parte, diciamo, impatto e crashworthiness. Questi tipi di studi sono stati spinti soprattutto, diciamo, dalle agenzie di difesa. La ragione è
soprattutto perché uno dei comportamenti degli oxetici è che quando viene impattato, il materiale oxetico tende a raggrupparsi attorno all'impattatore. Quindi diventa un materiale estremamente interessante proprio per degli effetti, quando ci sono degli impatti a media e alta energia cinetica. Però le applicazioni di più successo commerciali sono nella parte dello sport. Se siete i possessori di un paio di Nike Flyknit e guardate la suola, vedrete che nella suola c'è questo tipo di topologia di incisioni quasi triangolari. E come mostrerò più tardi, queste incisioni triangolari, quando sono compresse, ruotano leggermente. E questa unione di compressione e rotazione dà un effetto oxetico. Un altro degli aspetti, direi, fondamentali dal punto di vista dell'applicazione degli oxetici è che sono estremamente confortevoli. Permettono di ridurre tutte le forze massime, i picchi di forza massima in compressione, quindi per applicazioni come cuscini o come suole sono estremamente interessanti. E poi anche altre aziende come Under Armour che lavorano in questo campo si sono adeguate. E troverete anche molte applicazioni diciamo nel tessili con caratteristiche oxetiche. Ci sono un paio di compagnie ad Hong Kong che sono delle spin-out di Hong Kong Polytechnic che hanno fatto diciamo dei tessili oxetici per donne incinte. Perché con l'effetto oxetico c'è la possibilità di adattare diciamo, la forma del materiale a delle forme molto complesse. E quindi praticamente questi tessili oxetici si adattano alla forma della donna durante il corso dell'evoluzione della gestazione. Per quello che so, si vende solo in Cina. Se siete interessati, diciamo, degli elmetti oxetici, sono in vendita. Questi elmetti sono stati soprattutto sviluppati con dei fondi di ricerca che l'NFL americana per il football ha dato nel corso degli anni, perché uno dei grossi problemi sono le concussioni. E in effetti con l'uso degli oxetici si può ridurre fortemente soprattutto gli effetti della concussione soprattutto sulle parti laterali. Se volete acquistare anche la nuova EDA Oxetic 2.0 è una racchetta in fibra di carbonio che a detta dei miei colleghi di Sports Engineering, perché io e tennis non siamo molto amici, è una delle racchette che permette di dare effettivamente la stessa sensazione del colpo nelle diverse parti diciamo della racchetta. E questo per l'effetto oxetico che è dato dall'architettura dei compositi nel braccio. Quindi ci sono dei prodotti soprattutto nel campo dello sportivo che hanno questo tipo di caratteristiche. In generale, come si producono questi oxetici e metamateriali? Stampa 3D è usata un po' dappertutto, sia per polimeri che per metalli. Quindi in generale produzione additiva, però anche produzione usando tutte le tecniche di silicium e microchip e si può arrivare adesso diciamo a delle risoluzioni di poche decine di nanometri, parliamo di milionesimo di millimetro. Laminati di compositi, ho fatto vedere questa racchetta, e il tessile.
Tra l'altro ci sono anche delle macchine che producono dei jacquard particolari che danno questo tipo di architetture. Ho portato anche con me alcuni dimostratori che poi possono essere mostrati. Questa è una specie di guida d'onda che abbiamo fatto in plastica, questa è plastica ABS, e parlerò dopo e mostrerò dopo, diciamo, alcune caratteristiche di questa guida d'onda, ed è un tipico esempio di cosa si può fare con 3D printing, anche adesso a basso costo. Se vuoi girare, le schiume si producono in una maniera leggermente diversa. Praticamente applichiamo una compressione volumetrica e così cambiamo la forma dei pori delle schiume in quella forma rientrante a farfalla e poi facciamo passare un profilo di temperatura per cristallizzare quel cambiamento di forma. E quindi alla fine otteniamo dalla schiuma convenzionale, che è questo tipo di struttura che è chiamata pentadodecaedra, è quasi un esagono su tre dimensioni, qualcosa di molto più convoluto. C'è però una tecnica particolare che noi usiamo abbastanza e che è il kirigami. Il kirigami è la scienza, beh, è l'arte giapponese che mette assieme l'origami e la presenza di tagli. Quindi non è solamente, diciamo, la piegatura. E la trovate, diciamo, diffusa in tutta l'Asia sudorientale fin dal XVII secolo. In realtà il kirigami è collegato con l'arte cinese, diciamo, del taglio della carta. E il nome cinese è Zhenzhe. E trovate dei documenti che attestano l'uso del Zhenzhe fino dal VI secolo d.C. Dico questo perché ho fatto molti viaggi in Cina. E i miei colleghi cinesi, giustamente ci tengono anche a mettere i puntini sugli i dal punto di vista storico. Anche perché, probabilmente se cercate su internet troverete un sacco di riferimenti a proposito del Kirigami, ma non troverete dei riferimenti a proposito dell'originale, che è il Zhenzhe. E utilizzando Kirigami o Zhenzhe, noi fabbrichiamo questi tipi di metamateriali. Queste tecniche si possono applicare su qualsiasi tipo di substrato, dal metallo al composito, Kevlar. Abbiamo anche qua un esempio di polipropilene e lino. Possiamo veramente utilizzare una larga gamma di materiali. E anche qui ci sono alcuni tipi di esempi. Questo è un esempio, diciamo, di metamateriale kirigami fatto in Kevlar, che tra l'altro si può fare normalmente. Potete prendere anche, diciamo, della carta. Sul foglio di carta mettete, diciamo, tutto il pattern dei tagli e delle piegature e potete farvelo a casa. Quando i miei studenti vogliono provare, diciamo, delle nuove geometrie, delle configurazioni, lo fanno nella camera della loro residenza universitaria e poi vengono a farlo, diciamo, usando i compositi, perché sono molto più costosi i compositi. Però vedete che potete anche creare tutta una serie di geometrie estremamente complicate. Questo è una specie di alettone cellulare che abbiamo fatto utilizzando queste tecniche kirigami. Cosa interessante, potete anche stampare dei circuiti elettronici sul foglio, mettere tutto il pattern dei tagli e delle piegature e poi creare la struttura in kirigami. Voglio anche scusarmi se di tanto in tanto utilizzo, diciamo, dei termini inglesi, ma dopo 27 anni, dal punto di vista tecnico, diventa dura a volte tradurre. Potete in generale creare molte topologie auxetiche. Ci sono diversi meccanismi di deformazione che danno questo effetto auxetico. Non solo quello a farfalla rientrante, ci sono anche tutta una serie di fenomeni e di meccanismi di tipo chirale.
E direi che adesso probabilmente sono i tipi di geometrie che sono più studiate e possono essere di tipo bidimensionale o tridimensionale. Tutti questi lattici che vedete sono stati sviluppati soprattutto per fare degli elementi che resistano, diciamo, alla compressione, ma che siano anche leggeri come peso. E in basso sulla destra, quello che vedete è proprio questo pattern, diciamo, a triangoli che è stato usato da Nike. Le due immagini in basso sono dei risonatori elettromagnetici che sono stati fatti per la guida d'onda a livello di elettromagnetico e di microonde. Menzionavo, diciamo, queste strutture auxetiche che combinano rotazione e il carico in una direzione. E voglio mostrare questa qui che viene chiamata auxetico antitetrachirale, tetra perché abbiamo questi quattro nodi. I nodi sono collegati, come potete vedere, da questi legamenti in maniera opposta, usando una specie di geometria a specchio. E tra l'altro avevamo dimostrato che usando questi tipi di materiali in pannelli ottenevamo, diciamo, delle resistenze estremamente elevate a flessione e anche a compressione per unità di peso. Avete mai visitato l'Alcazar a Siviglia? Troverete tantissime rappresentazioni geometriche come l'antitetrachirale. L'antitetrachirale è semplicemente una rappresentazione, diciamo, dei motivi geometrici che esistono nell'arte islamica. E sono anche derivati, diciamo, da elementi geometrici delle spirali chirali greche. Mostrerò anche degli altri esempi. E anche e soprattutto, diciamo, dalle spirali, dalle svastiche hindu. Troverete, se siete interessati su internet, molti esempi di metamateriali che sono fatti da tessellazioni di svastiche. In effetti, la svastica dà questo effetto di tipo auxetico. Ancora una volta, la svastica nazista è diversa dalla svastica hindu, perché il senso di rotazione è contrario. Anni fa, nel 2017, avevamo sviluppato questi tipi di strutture con legamenti sinusoidali, che sono estremamente interessanti soprattutto per il controllo delle vibrazioni a basse frequenze, per ammortizzatori, per macchine e cose del genere. Avessi visitato l'Alcazar una decina d'anni prima, probabilmente mi sarei risparmiato un bel po' di lavoro, ok? Perché basta andare all'Alcazar o in altri tipi di costruzioni simili e trovate tutti questi motivi. Vedete anche in basso sulla destra, avete anche questi motivi a rotazione di triangolo che sono stati utilizzati adesso anche da Nike. Quando facciamo la progettazione di questi metamateriali, noi in genere consideriamo, diciamo, i meccanismi di deformazione e facciamo proprio un design partendo, diciamo, da principi. Sappiamo che vogliamo ottenere quel tipo di deformazione globale. E sappiamo che mettendo alcuni elementi strutturali all'interno della cella con un certo tipo di deformazione otteniamo quello. Quindi è un'origine prettamente, diciamo, ingegneristica. In realtà, avessimo interagito anche con colleghi, diciamo, dal mondo dell'arte, avremmo avuto anche più ispirazioni in precedenza. Personalmente e anche altri colleghi abbiamo delle interazioni, per esempio, con esperti dal Royal College of Art a Londra o anche dall'Architectural Association. Quindi,
però ci chiedono sempre, dateci i vostri disegni, perché sono interessati ai disegni. In realtà noi avremmo dovuto chiedere a loro perché siete interessati, non solamente dal punto di vista estetico. Adesso abbiamo cominciato a mettere assieme questo tipo di sinergie, queste collaborazioni, e cominciamo anche a generare, diciamo, delle nuove forme ispirate direttamente, diciamo, dall'arte. E questo è qualcosa che, tra l'altro, dei miei colleghi, Achmad Rafsanjani e Damiano Pasini a McGill, avevano anche cominciato, e vi voglio mostrare questo video perché Questi sono altri esempi, per esempio, di tessellazioni che sono quasi a svastica e che abbiamo applicato per dei design di ginocchiere che abbiamo fatto per delle aziende. Per le ginocchiere non utilizziamo quel materiale, però quel tipo di prototipo dà un'idea, soprattutto della deformazione, perché abbiamo impattato al centro la ginocchiera e potete vedere l'effetto auxetico, c'è tutta la deformazione tutta localizzata al centro. Se aveste messo un'altra tessellazione che non aveva questo coefficiente di Poisson negativo, vedreste dei crack un po' dappertutto. Questi tipi di motivi ispirati all'arte islamica esistono anche in nanomateriali. Quello che vedete è il pentagrafene. Probabilmente avete sentito parlare del grafene. Il pentagrafene è una nuova forma allotropica del carbonio. In teoria esiste, nessuno è ancora riuscito a produrlo perché è metastabile, cioè
si conserva nella sua forma di pentagrafene solamente per pochissime frazioni di secondo e poi si dissolve praticamente. Quindi il primo che riuscirà a produrre il pentagrafene proporrà, diciamo, un materiale al carbonio nano che soprattutto ad alte temperature, oltre i 1200 gradi, può dare tutti gli effetti di trasparenza ottica e di nanoelettronica che il grafene dà. Però il grafene non può funzionare effettivamente a quelle temperature. Le figure che vedete sono delle simulazioni usando della dinamica molecolare, che è un altro tipo di sistema di simulazione molto fedele, soprattutto a livello atomistico, che consente di vedere come gli atomi si evolvono quando, per esempio, il pentagrafene viene caricato a tensione. Ora, se vedete la disposizione degli atomi, la disposizione segue quella delle piastrellature del Cairo. Teoricamente, quando si hanno, diciamo, degli atomi legati in questo modo, il materiale dovrebbe essere oxetico. E lo è, lo abbiamo dimostrato. Ha piccole deformazioni oxetico e poi comincia ad avere tutta una serie di deformazioni locali dovute a rottura, però è difficile farlo rompere completamente. Questo è anche uno dei grossi vantaggi dal punto di vista meccanico. Quindi il primo che riesce a produrlo rischia di essere messo proprio nella lista anche dei Nobel, tra l'altro. Spero di vederlo in funzione prima che vada in pensione. Avete visto tutta una serie di esempi di questi auxetici che sono azionati quando li carichiamo, quando li tiriamo, ma in realtà si possono azionare anche con altri tipi di sollecitazioni. Quello che vedete è un piccolo dimostratore che abbiamo fatto per l'Agenzia Spaziale Europea. Avete questi cilindri che sono connessi da queste piccole travi. Le travi sono fatte di un materiale che viene chiamato lega a memoria di forma. Ad una certa temperatura e un certo carico meccanico, questa trave fatta con questa lega ha una certa forma. Se andate oltre una temperatura di trasformazione, cambia forma tutto solo e potete allenare il materiale a cambiare queste forme. Quindi noi abbiamo usato questo tipo di materiale, per applicazioni spaziali abbiamo scelto, diciamo, le temperature di transizione che si possono trovare all'interno, per esempio, di un container in un satellite che può essere mandato, diciamo, nello spazio profondo. E l'attuazione, in quel caso, è fatta con un asciugacapelli. Abbiamo preso un phon e abbiamo sparato. E si apre del tutto da solo. Se lo comprimete, ritorna come prima. L'Agenzia Spaziale Europea era interessata per questo tipo, diciamo, di antenne ripiegabili, soprattutto per delle applicazioni proprio per missioni spaziali cislunari, perché hanno bisogno di avere questi riflettori che si aprono, si possono aprire una volta sola. Puoi prendere 4-5 ore per il ripiegamento, però devono diminuire il numero degli attuatori perché più attuatori metti, più energia devi chiedere, diciamo, al sistema, diciamo, della navicella spaziale. E questo è fatto tutto con la radiazione solare. Se vedete queste geometrie di questa struttura chirale, che viene anche chiamata esachirale, troverete molti paralleli con le spirali micenee, che sono delle spirali archimedee poi, che però sono connesse in maniera tangente. E mostro, diciamo, questa stele che potete trovare al Museo Archeologico Nazionale ad Atene, se volete visitare. In termini di performance, una delle ragioni fondamentali perché studiamo tutte queste architetture, che
che hanno delle forme complicate e delle volte sono anche difficili da produrre. È perché abbiamo notato in diverse prove, prove fisiche, che quando impattiamo dei pannelli che hanno questo tipo di strutture auxetiche, ed impattiamo, diciamo, facendo cadere dei pesi a una certa altezza, oppure ci sono anche delle prove che vengono chiamate a pistola. Letteralmente si spara una pallottola e si va e si vedono gli effetti. Abbiamo osservato che tutte le configurazioni auxetiche permettono di contenere i danni, soprattutto ad alte energie di impatto. Alte energie di impatto parliamo oltre i 40-50 joule. La struttura chirale non si comporta molto bene ad alte energie di impatto, però è quella che dà il minor danneggiamento interno a basse energie di impatto. Ok, potete dire, dal punto di vista applicazione, che cosa conta veramente? Questo purtroppo penso che sia un problema che abbiamo tutti avuto esperienza, purtroppo. Se però la carrozzeria è fatta in metallo, c'è più di un sistema per far rientrare, diciamo, la bolla. Però, soprattutto oggi, non solo con auto di una certa caratura, ma anche, diciamo, soprattutto con le nuove auto elettriche, c'è una forte introduzione di compositi al carbonio, perché bisogna diminuire il peso. E con i compositi a carbonio, purtroppo, le indentature non si risolvono come con i metalli. Perché se andate a vedere cosa succede proprio sotto la superficie del carbonio, c'è tutta la formazione di piccoli crack. E questi tipi di crack possono essere ottenuti semplicemente facendo cadere un cacciavite sulla superficie. E questo è anche un grosso problema anche per aerei come il Boeing 787, l'Airbus 350, dove c'è un forte utilizzo sia per la fusoliera che per le ali fibra di carbonio. Quindi cercare di trovare dei materiali alternativi che possano contenere tutti i problemi di indentazione comincia a diventare interessante anche nel settore, diciamo, automobilistico, non solo. I metamateriali sono stati anche utilizzati nel caso del morphing aereo, giusto per spiegare cosa si intenda per morphing aereo. Gli aerei sono in generale progettati attorno ad un punto di missione particolare. E per le altre operazioni si cerca di adattare quel punto di missione in maniera più o meno ottimizzata. Però, per esempio, per gli aerei di linea, la velocità di crociera ad una certa quota in certe condizioni. Quella guida praticamente proprio la scelta, per esempio, del profilo alare o della serie di profili alari. Idealmente, se uno volesse riciclare gli aerei in più funzioni, in più ruoli, uno dovrebbe avere l'ala di questi aerei che cambia forma. Ed è quello che è stato fatto, diciamo, negli ultimi 15-20 anni a livello di ricerca. Sulla sinistra vedete un esempio di una superficie completamente conforme e flessibile che è stata sviluppata da Air Force Research Lab e che permette effettivamente di cambiare in maniera quasi continua quella sezione dell'ala e il profilo di quella sezione dell'ala. E per fare questo utilizzano, diciamo, delle pelli particolari, ma utilizzano anche dei metamateriali, delle strutture metamateriali con attuatori. E diversi anni fa abbiamo dato questi tipi di profili di ali con queste strutture chirali che avete visto prima, e abbiamo dimostrato che si può far cambiare in maniera continua
la curvatura di questi profili al di sopra e al di sotto di un certo range di velocità. A dire il vero, il prototipo che vedete è stato sviluppato per conto di una compagnia di Formula 3000, che era la succursale di un'altra compagnia di Formula 1, di cui non posso rivelare alcun nome. E quello che ci avevano chiesto, in realtà, era di fare il design di questo alettone che si potesse adattare e che potesse dare della forza, viene chiamata downforce, maggiore forza verso il suolo quando c'erano le curve e alleggerire, diciamo, i rettilinei. E abbiamo dimostrato che funzionava. Il problema è che quando abbiamo finito il progetto con gli studenti, la FIA ha cambiato le regole. E adesso non si possono utilizzare questi tipi di strutture adattative. La FIA ha dato per la linea, diciamo, viene chiamata camber, la linea di curvatura, degli spostamenti minimi e massimi. È vietato qualsiasi tipo di attuatore. Ora, qui evitavamo l'attuatore perché praticamente riuscivamo a utilizzare la forza aerodinamica esterna per ottenere questo effetto, però siamo fuori dai limiti, diciamo, delle dimensioni massime. Se avete mai avuto l'esperienza di collaborare con la Formula 1, lavorano su scale di tempi che sono assolutamente inconcepibili anche a livello, diciamo, di industria normale. Il loro prossimo progetto è la prossima gara e devi risolvere il problema per la prossima gara. Full stop. Questi sono esempi invece di pelli metamateriali che abbiamo sviluppato per dei progetti in cui ci hanno chiesto di cercare di produrre delle pale di elicottero che si potessero estendere solamente lungo l'asse delle pale. Si può dimostrare che se uno avesse un elicottero che cambia in maniera variabile il diametro del disco del rotore, può effettivamente coprire tutta una serie di missioni che al momento non sono possibili. E questi tipi di geometrie che vedete in realtà non sono auxetiche, non danno un coefficiente di Poisson negativo, danno un coefficiente di Poisson zero. Si tira e non c'è alcuna deformazione laterale. E questo è proprio il principio della pala espandibile solamente in una direzione. Devo dire che questo ha funzionato solamente a livello di prototipo, non ho ancora visto alcun tipo di prototipo volante con questi tipi di metamateriali, anche perché ci sono diversi tipi di difficoltà a livello di introduzione. Finora ho mostrato delle tessellazioni che sono tutte periodiche, ma in realtà sfruttando la aperiodicità rompendo, diciamo, la periodicità, si possono ottenere tutta una serie di altri tipi di deformazioni molto interessanti. Vedete in questa struttura a piastra, con tecniche kirigami, con del laser, abbiamo creato tutti questi tipi di perforazioni. Le perforazioni non sono costanti su tutta la superficie, proprio perché non sono costanti, permettono di ottenere tutta una serie di forme differenti alle piastre quando sono tensionate. Altrimenti vedreste in maniera uniforme. Queste sono delle tessellazioni euxetiche, vedreste in maniera uniforme la piastra espandersi, ma come potete osservare, in effetti si espande solamente in alcuni punti e non in altri. Il prototipo che ho fatto vedere finora è un altro esempio di queste strutture non periodiche. Se riusciste a piegare il prototipo che è passato prima, potete piegarlo, si spacca, purtroppo, perché questa purtroppo è la caratteristica della plastica di tipo ABS.
ma in principio potresti ottenere sulla stessa superficie tutta una serie di curvature diverse. E questo diventa molto importante specialmente per costruzioni aeronautiche, vengono chiamate radome. Sono diciamo le parti che contengono il radar. Sono tutte quasi sferiche, ma non sono perfettamente sferiche. Quindi si vogliono fare diciamo delle strutture che possono avere dei raggi di curvatura differenti. E questo è un esempio diciamo di materiali che abbiamo anche sviluppato per quei tipi di applicazioni. E hanno anche il grosso vantaggio di poter localizzare la frattura dove uno vuole. E questo specialmente per applicazioni aerospaziali è estremamente importante, perché uno vuole essere sicuro a che, in quale punto della struttura comincia la propagazione diciamo della fessura. Tutti gli aerei su cui volate hanno fessure. La cosa importante è contenere la propagazione delle fessure. Però è possibile contenerlo. Con struttura composito è più difficile, e anche per questo che studiamo i metodi materiali, perché permettono effettivamente di identificare i punti di inizio di queste fissure. Gli auxetici però esistono anche in natura. La pirite ha un piano cristallino in cui c'è il coefficiente di Poisson negativo. La pirite e anche altri tipi di cristalli. È stato accertato che il 69% dei cristalli cubici non centrosimmetrici, quindi piezoelettrici, quelli che trovate per esempio negli orologi, hanno un piano in cui c'è questa parte negativa. La pelle del gatto è auxetica. Ora, non raccomando di tirare la pelle del vostro micio, però specialmente su grosse deformazioni in tensione si può vedere effettivamente che espande. E anche la pelle umana ha forti indentazioni in compressione, ha degli effetti auxetici. Tutto il tessuto attorno alla mammella della mucca è auxetico. È per questo che riesce anche a conservare questo tipo di sfericità, perché altrimenti non sarebbe possibile. Riparlando di gatti, noi ci siamo ispirati ai gatti anche per fare dei metamateriali. E, da questo punto di vista devo accreditare Twiggy. Con i miei colleghi avevamo cominciato a interessarci diciamo al tessuto adiposo delle zampe dei gatti, delle zampe dei felini, però c'erano alcuni aspetti a livello diciamo di microstruttura che non erano molto chiari. Allora, Twiggy, che era da questo punto di vista una gatta fantastica, da altri punti di vista era tutta particolare, si lasciava toccare le zampe e quindi potevo toccare le zampe, potevo prendere diciamo delle microfotografie. E ci siamo ispirati diciamo al suo materiale adiposo con una combinazione di schiume e di infiltrazioni di polimeri particolari, nanotubi. È una struttura estremamente complessa, però abbiamo fatto il surrogato artificiale proprio della zampa del gatto. Purtroppo Twiggy se n'è andata perché un tumore l'ha presa diciamo in maniera un po' anticipata, però abbiamo messo il suo nome nell'articolo, quindi è rimasta nella scienza, almeno quello. E giusto per farvi vedere l'effetto diciamo dell'utilizzo di questo materiale a zampa di gatto, abbiamo preso due uova, un uovo è diciamo ricoperto con il polimero che abbiamo usato diciamo come riempimento per questa zampa di gatto, e l'altro uovo è invece ricoperto proprio con il materiale compreso della zampa di gatto. Il polimero è tipo la plastilina che potete trovare dappertutto, e abbiamo fatto cadere
da 1 metro. E la prova dell'uovo ha dato questo risultato. Quindi questo materiale che fa da surrogato alla zampa del gatto a livello di assorbimento d'impatto ha dato una bella. Grazie Twiggy. Troverete anche molti esempi di materiali, di metamateriali che hanno delle architetture di tipo frattale. Può darsi che siate, diciamo, a conoscenza dei frattali, però sono degli enti geometrici che sono caratterizzati da un numero non intero di dimensioni. Se vedete, un frattale rappresenta scale diverse, sempre la stessa struttura. E questo è il grosso vantaggio. E quella che vedete in basso sulla sinistra, il tipico romanesco, che è un'altra bellissima struttura frattale naturale. E in basso al centro, quella è un'antenna che è frattale. E gli antennisti e gli ingegneri antennisti sono stati i primi che si sono interessati all'utilizzo dei frattali, perché avevano l'esigenza di compattare le antenne e di cercare di mettere nella stessa antenna diverse funzionalità. E le funzionalità sono, per esempio, degli assorbimenti o delle emittività a diverse frequenze, cosa che non è possibile con un'antenna fatta con un materiale singolo. Allora hanno cominciato a giocare con diversi tipi di design, e il triangolare che vedete viene chiamato anche, diciamo, tessellazione di Sierpinski, è abbastanza famoso tra i frattali. In particolare c'è una classe di strutture frattali che sono della famiglia matematica delle curve di Peano, che sono, alla fine sono le spirali di Archimede. E trovate queste spirali di Archimede, diciamo, in vasi dell'antica Grecia. Questo è un vaso dall'isola di Chios, 600 a.C. E abbiamo utilizzato questi tipi di frattali per fare dei metamateriali. Se prendete una piastra di compensato e provate a piegarla, fate un certo sforzo. Se però prendete adesso un cutter con laser e fate quelle incisioni, quel compensato diventa flessibile come la gomma. Ed è proprio questo uno dei grossi vantaggi, diciamo, dell'uso di frattali: dare flessibilità a strutture che altrimenti non sarebbero flessibili, senza spaccare le strutture. E quello che si vede effettivamente è che c'è, se si va a vedere, diciamo, la rigidezza normalizzata, man mano che si aumenta l'ordine di iterazione frattale, abbiamo delle rigidezze che si abbattono di un fattore 10 e 100, tanto per dirne una. E dal punto di vista meccanico permettono anche di controllare come si rompono poi questi tipi di metamateriali. Quando abbiamo dei numeri di iterazione, degli ordini frattali molto bassi, la rottura si vede, diciamo, in alto sulla destra. È molto confusa perché le celle hanno dei fenomeni di deformazione che sono abbastanza complessi. Più si aumenta questo ordine frattale, più queste celle sono dominate dalla rotazione, e quindi si cominciano ad avere, diciamo, dei pattern, delle linee, diciamo, di deformazione molto più definita a rottura. Questo è un esempio di frattali che noi abbiamo usato come materiale per l'acustica. Qua ci sono due tipi. Uno è il frattale di Hilbert, quello che vedete sono praticamente i primi 3 cubi verso la sinistra. E poi c'è un altro percorso che non è un frattale,
viene chiamato il percorso serpente. In realtà la lunghezza delle cavità in questo percorso a serpente è lo stesso di quelli a Hilbert. E questo è importante perché abbiamo preso questi metamateriali, li abbiamo messi in un tubo di impedenza, abbiamo misurato quanta energia acustica possono assorbire. Allora, la cosa interessante è che se fate la stessa prova, diciamo con una schiuma usata, diciamo, per l'acustica, a basse frequenze non c'è assorbimento. Avete un 10-15% di assorbimento, che è veramente poco. E quello è anche uno dei grossi problemi per l'utilizzo, diciamo, di materiali porosi, per esempio, nelle costruzioni alle basse frequenze, per l'insonorizzazione. Dovete mettere dei blocchi estremamente spessi di questi materiali. Questi sono dei cubetti di 7 centimetri di 7 centimetri. Soprattutto le basse frequenze assorbono 3 volte tanto la stessa quantità di schiuma. E vedete che hanno anche dei comportamenti di assorbimento un po' ad oscillazione. Questi comportamenti ad oscillazione sono dati dal fatto che noi sfruttiamo quello che esiste all'interno come fluido della cavità. Vi ricordate all'inizio si vedevano, diciamo, in questi metamateriali praticamente la cavità, il fluido che girava attorno a spirale. Qui abbiamo un effetto simile. Si manda in risonanza come fosse una campana e questo movimento a campana assorbe l'energia. Cosa importante in questo caso è anche la viscosità però dell'aria che c'è lì dentro, è molto importante. Un altro materiale che ha delle connotazioni da metamateriale, può sembrare strano, è il fico d'India. Questo l'abbiamo scoperto per caso. Se estraete, diciamo, delle fibre dalla racchetta del fico d'India, e guardate a diverse scale. Alla scala più grossa vedete che c'è questa struttura quasi ad albero, e quello è un tipico frattale ad albero. Ma poi se zoomate nelle diverse zone, vedrete, diciamo, e contate l'ordine frattale, è un sistema un po' matematico un po' complicato, ma si può fare. Si vedrà che l'ordine è sempre lo stesso. E questa è una delle pochissime piante che lo fa. E la cosa interessante è che compositi fatti con queste fibre di fico d'India mostrano degli assorbimenti di energia quando sono soggetti a carichi ciclici che sono minimo 3 volte superiori a quelli di compositi fatti con fibre di vetro e con lo stesso peso. Al momento stiamo utilizzando molto il fico d'India perché ha anche delle altre proprietà veramente particolari, abbiamo anche delle patenti su questo. E ci sono delle diverse ragioni per questi meccanismi di deformazione. Vi lascio i particolari, ma essenzialmente è possibile capire come il trasferimento di energia avviene sulle diverse scale e anche alla scala più grande. Forse ancora più particolare per certe applicazioni che stiamo sviluppando è la pigna del pino. Avete visto come si aziona la pigna del pino quando c'è il cambiamento di umidità? Si apre. E questo perché le scaglie hanno delle forme molto particolari. Lo strato passivo superiore della scala è molto rigido. E ha un basso rigonfiamento assiale quando c'è dell'umidità. Però lo strato inferiore è più flessibile e ha un alto rigonfiamento radiale. E allo stato secco avete la scaglia del pino con una certa curvatura. Quando c'è il cambiamento di umidità, curva dall'altra parte. E in questo modo fa l'apertura. E abbiamo
utilizzato questo meccanismo in questi tipi di compositi. Non abbiamo utilizzato del legno d'alpino, ma abbiamo utilizzato delle fibre di lino. Il lino è una delle fibre che ha la maggiore dilatazione quando c'è cambiamento di umidità relativa, e dal punto di vista meccanico è anche una delle migliori fibre naturali che si possano trovare. E poi abbiamo utilizzato queste fibre di lino dentro una matrice di un polimero particolare che cambia forma con la temperatura. E questo ci ha permesso non solo di fare questi tipi di attuatori, che sono molto rigidi, a livello di flessione sono delle rigidezze simili a quelle che potete ottenere con dei compositi a fibra di vetro, però si deformano in questo modo quando c'è il cambiamento di umidità. Abbiamo cominciato a fare dei prototipi per quello che noi chiamiamo robotica sostenibile. Questo è un esempio di una specie di gripper, manipolatore, con le dita fatte con questi tipi di compositi. Visto che utilizziamo questi materiali particolari, possiamo programmare con temperatura e umidità degli stati differenti di forma nello stesso materiale. Questo che avete visto è successo nell'acqua. Con lo stesso tipo di materiale possiamo fare questo, però in aria, a 50% di umidità. E usando anche il polimero corretto possiamo ottenere 3 o 4 forme differenti. E questo manipolatore sta sollevando una sfera che è 25 volte più pesante del peso, diciamo, del manipolatore stesso. Quindi, dal punto di vista meccanico, sono molto interessanti e cambiano forma in questo modo. Abbiamo fatto anche degli altri. Scusate, è il prossimo. Abbiamo fatto anche degli altri manipolatori in maniera ancora più complicata, questa volta utilizzando anche dei materiali che danno un effetto di adesione quando sono attraversati da corrente elettrica, tipicamente il rame. E possiamo fare... Possiamo fare tutta una serie di attuazioni e prendere degli oggetti a forma molto complicata quando utilizziamo questi materiali che chiamiamo igromorfi, che cambiano con la realtà l'umidità relativa, e allo stesso tempo hanno delle capacità di elettroadesione. Succede questo quando siamo a 50% di umidità e abbiamo programmato il materiale con un certo contenuto d'acqua all'interno. E avete visto che si possono prendere, diciamo, queste forme complicate. Lo stesso materiale però è stato programmato in modo tale che quando c'è un effetto di desorbimento si piega dall'altra parte. E quindi ha questo tipo di curvatura invertita. Parliamo sempre dello stesso materiale, non parliamo di due strutture differenti, sempre lo stesso. E una volta che facciamo passare l'elettricità, possiamo prendere un'altra superficie di tipo complesso. Abbiamo un paio di programmi che cercano di spingere questo tipo di idea, diciamo, della robotica sostenibile, anche perché è possibile aumentare la precisione per prendere oggetti, e allo stesso tempo è possibile utilizzare dei materiali riciclabili naturali. E a livello di performance, tra l'altro, la cosa interessante è che questi igromorfi sono quasi uguali, diciamo, a delle pompe idrauliche. In realtà sono l'equivalente
di pompe idrauliche a pianta, però fatte, diciamo, per i compositi. Quello che ho mostrato è ancora abbastanza tradizionale. Ci sono degli altri concetti di metamateriali che stanno venendo fuori, soprattutto per il controllo delle onde sismiche. Soprattutto dei gruppi in Cina adesso stanno valutando l'utilizzo degli alberi e delle radici degli alberi, delle foreste, come dei metamateriali per controllare le onde di superficie nel caso di terremoti. E stanno anche valutando l'effetto del numero di rami che gli alberi possono assumere in modo tale da fare l'aggiustamento, diciamo, della performance. In Svezia qualche anno fa hanno cominciato a considerare anche proprio terrazzamenti di questo tipo, proprio per evitare, diciamo, onde rovinose di superficie attorno a delle costruzioni particolari, soprattutto future centrali nucleari. Questo è metamateriale che abbiamo fatto noi con i tappi di Coca-Cola. Tra l'altro abbiamo riciclato tutta una serie di tappi di Coca-Cola, trattati anche, diciamo, con certi polimeri. Abbiamo dimostrato che questo tipo di pannello è uno dei più rigidi per unità di peso tra tutti quelli commerciali esistenti. E infatti i miei colleghi brasiliani lo stanno spingendo anche per delle applicazioni, anche per tipo trasporto leggero. La prima volta che abbiamo mandato l'articolo, si manda un articolo e ci sono gli esperti che dicono va bene, non va bene, una cosa e l'altra. L'editore ce l'ha rifiutato in blocco perché pensava che fosse uno scherzo. Perché avevamo detto, abbiamo usato i tappi di Coca-Cola. Adesso lo stesso editore ha accettato già altri due articoli, diciamo, sullo stesso soggetto, perché si è convinto che qualcosa di buono c'era. Dal punto di vista commerciale, se avete dei soldi da investire, metamateriali potrebbe essere, diciamo, un buon mercato, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. Il volume d'affari è stato stimato per il 20 e 30 fino a 6 miliardi di dollari e l'anno scorso era già 815 milioni di dollari. Ci sono minimo una ventina di start-up negli Stati Uniti che stanno veramente prendendo molti soldi. La maggioranza delle applicazioni è per telecomunicazioni, elettromagnetici, aerospaziali, difesa, purtroppo in questo periodo, e i grossi mercati sono Nord America, Cina e l'Europa. Sfide da ancora da risolvere è tutta la parte, diciamo, dell'aumento della produzione a volume, perché sono tutte delle strutture a diverse scale che sono complicate da fare. Quindi fare lo scale up della produzione non è semplice. Però anche uno dei grossi problemi è far conoscere, diciamo, agli ingegneri e ai tecnologi quali sono i benefici d'uso dei metamateriali. E al momento stiamo sviluppando in Gran Bretagna una specie di piattaforma open, una specie di database in cui la gente può chiedere effettivamente, quasi come ChatGPT, quali sono le proprietà di questi materiali e come si possono applicare. Concluderò con una visione per il futuro che non solo nel mio gruppo, ma anche, diciamo, in altri gruppi con cui collaboriamo, stiamo cercando di mettere in piedi per i metamateriali. Durante gli ultimi 10 anni c'è stato un forte sviluppo, soprattutto nel mondo anglosassone, della cosiddetta biologia sintetica. In altre parole, è l'uso ingegnerizzato di batteri, enzimi e lieviti per creare dei materiali che in effetti sono viventi, cioè le proprietà meccaniche e delle altre proprietà funzionali possono essere attivate dalla presenza di enzimi che possono essere attivati a temperature
una cosa e l'altra. Molto lavoro si sta facendo anche per fare suoli intelligenti, cioè in cui si cerca di ingegnerizzare i suoli con batteri ed enzimi in modo tale che possano avere, diciamo, delle funzionalità non solo nutritive per le piante, ma anche dal punto di vista strutturale. C'è stata anche l'introduzione di bioreattori su grossa scala. I bioreattori sono delle macchine che permettono la generazione, la produzione di enzimi e di batteri su larga scala in maniera controllata. E se andate a vedere sul sito web di Bridgestone, per il 2050 non ci sarà più praticamente del materiale effettivamente di origine fossile completa. Sarà tutto riciclato, sostenibile. Sospetto che faranno anche l'update molto presto, diciamo, di questo grafico. E ci sono anche altri programmi negli Stati Uniti che spingono veramente in questa direzione. E quello che stiamo facendo, diciamo, col mio gruppo è cercare di portare la biologia sintetica a produrre, diciamo, degli elementi, di materiali come lignina o nanocellulosa, che sono estremamente interessanti dal punto di vista strutturale, però dare loro della qualità per essere messi in strutture metamateriali. Quindi dal basso cerchiamo di aumentare la qualità, strutturale e funzionale di questi materiali. E dall'alto cerchiamo di utilizzare i metamateriali come piattaforme strutturali efficienti per de delle strutture che siano più leggere, ma anche più resistenti ai carichi statici e dinamici. E mettere le due insieme è molto importante da questo punto di vista e non è facile. In tutta franchezza, non pensiamo che potremmo generare, diciamo, l'equivalente di quello che vedete in questa figura, con questo aereo futuristico di Airbus prima del 2050. Però vogliamo gettare, diciamo, i semi per questo tipo di attività. C'è anche da dire un'altra cosa, che oltre alle funzioni strutturali stiamo anche vedendo delle strutture e delle funzioni di memoria. Stiamo producendo dei materiali che ricordano, per esempio, la storia dei carichi che hanno avuto e si adattano con le future storie di carichi. Abbiamo delle patenti, al momento, diciamo, l'applicazione non posso dire di più, però ci si sta muovendo anche in questa direzione. È molto futuristico, come è stato detto prima, però, tanto per dare un'idea, tutte le topologie oxetiche, come ho stato prima, buona parte erano già state create, almeno come fondazione, tra il 1985 e il 1992. E solamente adesso, nel 2022-24, abbiamo le applicazioni commerciali. C'è tanto tempo ad aspettare. E se riusciamo semplicemente a far camminare, diciamo, queste attività, sarà già un grosso merito. E ovviamente non ho fatto tutto questo lavoro da solo, questa è solamente, diciamo, una lista di coloro che mi hanno aiutato in questo tipo di attività in questi anni. Voglio anche ringraziare tutti i fondi di ricerca che mi hanno aiutato, in particolare European Research Council. E voglio anche ringraziare la Biblioteca regionale Valle d'Aosta per l'invito e spero che sia stato interessante. Grazie mille. Bene, c'è ancora lo spazio per delle domande, se qualcuno vuole farle. Il professor Scarpa è sicuramente a disposizione per rispondere.
un attimo il microfono solo. Innanzitutto grazie ancora per questo talk interessante. Voglio sapere il processo di inizio di studio di nuovo metamateriale, come avviene? Ci sono delle basi matematiche che suggeriscono una certa struttura che può avere proprietà interessanti, o avviene più che altro per prove e tentativi? Grazie. Ottima domanda. Anzi, grazie per la domanda, perché era qualcosa che non ho messo, diciamo, nella presentazione, perché avrebbe preso un po' di tempo. Allora, ci sono due approcci. L'approccio tradizionale è proprio quello da, come si dice in inglese, da first principle, da principi di base. Vogliamo ottenere un certo tipo di campo di deformazioni, e come ingegneri sappiamo che certi elementi funzionano in una certa maniera messi per esempio in una cella unitaria. Quindi si va per esperienza e si va per tentativa. Però durante gli ultimi 15 anni, ancora prima che cominciasse, diciamo, tutto l'interesse per l'intelligenza artificiale, abbiamo fatto anche del design di metamateriali ed architetture utilizzando dei metodi di ottimizzazione e dei metodi anche, per esempio, di uso di reti neurali, quelli che sono usati in ChatGPT, per esempio. Il primo paper che abbiamo fatto, diciamo, utilizzando queste tecniche è uscito esattamente 20 anni fa. Quindi ci sono queste due strade. Adesso c'è la grossa tendenza a usare la seconda strada, anche perché, non tanto perché l'approccio delle reti neuronali sia fondamentalmente cambiato in meglio. Dal punto di vista degli algoritmi non ci sono stati dei grossi cambiamenti, è soprattutto la potenza di calcolo che è cambiata negli ultimi 20 anni. E c'è da dire che adesso è anche possibile prendere una maggiore quantità di informazioni su architetture, che sono già state pubblicate, per esempio, e usare queste informazioni proprio per creare delle procedure di artificial intelligence che aiutino il design di nuovi metamateriali in maniera più efficiente. Io appartengo ancora alla scuola, diciamo, della prima. Però siamo stati tra i primi, anzi siamo stati i primi a utilizzare, diciamo, l'intelligenza artificiale, quando ancora all'epoca non si chiamava intelligenza artificiale o machine learning. E in effetti ci sono dei vantaggi. Devo anche dire che, e in questo senso potrò sembrare anche un po' provocatorio, tutte queste tecniche applicate finora, di machine learning, di artificial intelligence, sono estremamente efficaci per predire il passato, perché essenzialmente si crea uno strumento che si basa sulle informazioni generate nel passato per generare qualcosa che in effetti è molto simile al passato. Anche la nuova serie di materiali che sarebbe stata identificata, diciamo, da Google Mind, c'è stato un famoso articolo recente. In realtà, se uno va a vedere la storiografia, diciamo, della cristallografia, buona parte di quei materiali erano già stati scovati già nel 1936 in oscuri laboratori. Qualcuno li aveva già trovati. Quindi tutta la parte di design fatta con intelligenza artificiale è molto utile, però bisogna anche considerare, diciamo, i limiti. E attualmente c'è la tendenza a non considerare i limiti. Sì, grazie, molto, molto interessante, bellissimi questi materiali affascinanti che attirano molto. Però il problema, come ha detto giustamente anche lei, sono i costi e come scalare, no, la produzione. Allora vorrei
se possibile, se lei elabora un po' di più su questo, no? Perché investire su questi materiali è molto tentante, no? Però già in passato c'era tutta la questione dei nanomateriali che sembrava che dovessero rivoluzionare tutta la fisica e poi invece sono rimasti un po' giù, anche già il grafene, no? Bellissimo, però la produzione in scala è un problema. E il costo, voglio dire, se è una proprietà che magari è a parità di dimensione 3 volte tanto, ma il costo poi è 10 volte tanto, allora non lo so, quindi vorrei sentire un po' qualcosa di più su questo. Sì, grazie per la domanda. No, 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 grazie per la domanda. È una domanda a cui devo rispondere, diciamo, un centinaio di volte all'anno, specialmente con gli investitori. Ha perfettamente ragione, anche se bisogna vedere effettivamente il contesto. Per esempio, parlando del grafene. Il grafene ci sono delle tecniche di upscaling. E basta andare da Samsung in Corea del Sud. Quello che è mancato, diciamo, soprattutto in Europa e in Nord America, è stato l'investimento, diciamo, sulle patenti per far passare viene chiamato il technology readiness level. I sudcoreani sono stati molto bravi e hanno tutte le installazioni proprio per fare l'upscaling di piastre di grafene, diciamo, di diverse decine di centimetri, anche se quasi sul metro quadro. Però hanno i loro prodotti e vogliono vendere i primi loro prodotti. Io ho 5 patenti, per esempio sulle schiume oxetiche, che non sono mie, sono autore, però le ricerche erano finanziate da un'importante azienda che si occupa di motori, non posso fare il nome. E allora, 5 patenti. Mantenere una patente internazionale costa sulle 80.000 sterline l'anno, quindi è un grosso investimento. Quindi 5 per 8, 400, ho detto ragazzi, mettete fuori 400.000 sterline l'anno su questo. Come... Però nel campo, diciamo, aerospaziale, soprattutto dei giganti, sono noccioline. E quello che mi hanno detto è, noi siamo interessati a questo tipo di prodotto e vediamo che tra 7-10 anni abbiamo nella nostra pipeline dei prodotti in cui il tuo materiale ci servirà. Però per il momento abbiamo fatto le patenti non solo per proteggere la proprietà intellettuale, e soprattutto, e me l'hanno detto, diciamo, in maniera proprio chiara, soprattutto per far sto cercando di fare proprio la traduzione dall'inglese, scusate. Praticamente per far sprecare soldi ai competitori su quella tecnologia, perché dicono: ah, RR spende dei soldi lì sopra, vuol dire che c'è qualcosa. Allora il competitore spende, diciamo, su quella tecnologia. In realtà RR non è interessata per il momento, però hanno fatto sprecare tempo e risorse al competitore. Quindi questo è solamente come aneddoto di come le cose funzionano, diciamo, a quelle scale. A livello di scalabilità è vero, soprattutto se uno utilizza delle tecniche di manifattura, diciamo, additiva. Anche se a livello di tecniche di manifattura additiva adesso si utilizzano anche molte tecniche di robotica che permettono effettivamente di fare lo scale up. Posso dire che per le applicazioni relative alla difesa non ci sono quei problemi, però le applicazioni relative alla difesa sono molto sulle telecomunicazioni, sullo stealth, non hanno quei tipi di problemi, spendono. Quindi la ragione per cui ci interessiamo, diciamo, alla parte, diciamo, sostenibile è perché vorremmo possibilmente uscire un po' dal campo difesa, e
e andare, diciamo, a qualcosa che possa essere veramente utile a tutta la società. Grazie. Bene. C'era ancora una domanda. L'Italia è messa molto bene. A livello accademico posso dire che, diciamo, tra i maggiori centri di ricerca nei metamateriali ci sono in Italia. Ci sono ottimi gruppi tra Milano, Genova, Roma, Napoli. Sono dei riferimenti a livello accademico. Quindi a livello accademico non ci sono problemi. A livello industriale, allora, bisogna tenere conto che anche a livello internazionale, come ho detto prima, buona parte degli investimenti sono nel settore della difesa. E da quello che so, anche Leonardo opera, diciamo, in un settore dove i metamateriali sono utilizzati. Non so più di questo. Però se vedo quello che succede in altre aziende come BAE Systems, per esempio, o altre aziende nordamericane, tutte lavorano, diciamo, su tecnologie di metamateriali. Quindi l'Italia è messa molto bene. Io ringrazio ancora il professore Scarpa per essere stato con noi oggi e chiaramente nell'invitarvi ai prossimi appuntamenti della biblioteca auguro una buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie.